presentiamo L'Uomo Calamita, uno spettacolo che parla di un supereroe assurdo che combatte l'assurdità della guerra. Il circo è partigiano, e lo è soprattutto in questo momento storico dove attraversa anche una crisi normale che porta anche delle tensioni creative che possono far uscire fuori dal cappello nuove soluzioni in una società che è liquida, diversa da quella dei fino agli anni 70-80. E quindi ecco che esce fuori il circo contemporaneo, esce fuori il circo che si mischia alla letteratura e quindi è una forma di resistenza artistica quella che sta facendo il circo. La storia racconta appunto questo circense di origine sinti che si unisce a una brigata di partigiani e di giorno fa spettacoli e la notte va a fare azioni contro l'esercito nazifascista e insieme a lui si uniscono una serie di altri suoi compari del circo e lui utilizza questi suoi poteri molto assurdi, appunto un po' inutili, quello di attaccarsi il metallo addosso, però poi interviene il mito, interviene la leggenda, quindi si inizia a mormorare che c'è un uomo calamita capace di attirare fucili a distanza, di insomma adoperarsi contro il male.